Il Camerun è un grande stato dell'Africa equatoriale, fitto di diversità geografiche e culturali. Notevoli sono le differenze tra nord e sud del paese. Al sud prevale un clima molto umido. Il nord è invece arido, con scarsa piovosità ed elevate temperature. Caratteristiche che ne fanno una regione più povera rispetto alle zone meridionali. Nel nord, il cui centro maggiore è Garoua, dal 2005 opera Don Mario, al quale è stato affidato l'incarico di fondare una nuova parrocchia. Il vescovo di Garoua, in accordo col vescovo di Milano, mi ha chiesto di fondare una nuova parrocchia nella zona sud della città, una zona rurale abbastanza vasta, nel senso che ha 56 villaggi, si distende su 2000 km quadrati più o meno, è composta da 10 settori e in ogni settore cerco di garantire la messa una volta ogni due mesi. Il territorio della parrocchia è disseminato di piccoli villaggi sparsi, i cui abitanti cercano di sopravvivere con le poche risorse a loro disposizione. In questa zona rurale la gente vive sostanzialmente di agricoltura, eccetto tutti quei villaggi che ruotano intorno al fiume, il grande fiume la Benue. Questi villaggi chiaramente vivono anche un po' di pesca e soprattutto vicino al fiume fanno anche degli orti, coltivando anche delle verdure che vendono in città, perché la gente sostanzialmente in campagna non ha ancora capito l'importanza di nutrirsi con verdure, eccetera. In una regione la cui popolazione è composta per il 70% da giovani al di sotto dei 18 anni, la parrocchia di Don Mario si pone come punto di riferimento nell'offrire loro nuove prospettive. Questo centro parrocchiale è necessario perché svolgerà certo una serie di funzioni a partire dalla formazione di catechisti, giovani, eccetera, fino a quello che è le scuole. Quest'anno proprio ho iniziato quello che è una scuola elementare, solo con la prima elementare, però sono 72 bambini. Fornire un sostegno per la formazione e l'educazione è molto importante, poiché nella regione il sistema scolastico è al collasso. Tutto il nord Camerun è in ritardo dal punto di vista della scuola, quindi sono scuole elementari. Se io guardo la mia parrocchia ci sono villaggi in cui la scuola elementare è solo sulla carta, non esiste proprio neanche come struttura. Ho presente dei villaggi dove il maestro mandato dallo Stato viene a settembre per raccogliere i nomi dei bambini che vengono a scuola, poi sparisce tutto l'anno. I progetti di formazione attivi nella parrocchia non si rivolgono soltanto ai bambini. Sono presenti anche un centro giovanile con una biblioteca e un centro femminile. È un centro consacrato alle ragazze dai 15 ai 18 anni più o meno che non sono andate a scuola e quindi proponiamo un programma di alfabetizzazione, di igiene, di taglio e cucito, nel senso apprendere un mestiere per poter poi lavorare anche nei villaggi e poi c'è il problema proprio anche della malnutrizione dei bambini, far comprendere un po' i valori nutrizionali delle cose che hanno. Gli interventi mirati alla formazione vanno alla base del problema, dal momento che hanno come obiettivo quello di fornire alla popolazione gli strumenti per camminare con le proprie gambe. Io ho chiesto appunto una collaborazione per aggiungere un pezzo in questo centro, quello che è la cucina tradizionale e moderna, che diventa poi per il centro femminile una struttura legata alla scuola, compresa anche di un piccolo refettorio. Ufficio diocesano per la pastorale missionaria e Caritas Ambrosiana propongono per la Quaresima di Fraternità 2010 il progetto Intorno al Focolare. Sono necessari 25.000 euro che serviranno per costruire e allestire un'area cucina per il centro femminile. Tutti questi progetti che si fanno nel terzo mondo sono molto belli, proprio perché aprono il cuore alla speranza e poi piano piano col tempo cambiano in qualche modo le dinamiche di vita e imparano che dalla terra possono veramente nutrirsi e trovare anche la risorsa per la scuola, per l'ospedale, per curarsi, eccetera. Imparano quello che è la gioia di essere lì e di sviluppare lì una società.